Da un po' di tempo a questa parte, gente, ci ha abituato a delle raffinatezze, mica da ridere. Guardate questo. Questo articolo sui viaggi spaziali. Guardate che figata, guardate che foto. La prossima impresa, colonizzeremo lo spazio. Cara Luna, aspettaci. Torniamo da te nel 2026. Rimetteremo piede sul nostro satellite, questa volta per starci. Questa volta per starci, scusate. L'obiettivo è costruire una base spaziale, trampolino per la conquista di Marte. A bordo ci sarà la prima astronauta donna. Immagine che rivedremo. Allunaggio. De Eugène a Cernan, 1934-2017, il 12 dicembre 1972. Era al comando della missione Apollo 17, l'ultima ad aver raggiunto il nostro satellite. A destra la nave Cellorion, che nel 2022 ha orbitato intorno alla Luna, primo passo dal futuro alla nuova missione, secondo me era tutta la balla. Era impossibile, non c'era ancora la tecnologia per andare anche soltanto in California. Di Mariella Palermo. Anno 2026. Ritorno sulla Luna, ma questa volta per starci. Non è un film, ma sarà di sicuro un colosso. Che straccerà tutti i record mai raggiunti dalla trasmissione video. Se nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 furono circa 900 milioni, all'epoca un quinto degli abitanti della Terra, i telespettatori incollati al vecchio tubo catodico per assistere incredulo all'allunaggio della missione Apollo 11. Nella primavera del 2026 si stima che non saranno meno di 5 miliardi di terrestri che ugualmente trepidanti davanti agli attuali mega schermi ultrapiatti assisteranno al nuovo grande balzo per l'umanità, come disse Neil Armstrong posando lo scarpone sul suolo lunare. Questa gente deve sempre rivivere le stesse cose. All'infinito. E il bello è che non potevi nemmeno lamentarti. Accettare la realtà e camminare con la valigia. Guardare in faccia la realtà e camminare con la valigia. E questa volta il balzo sarà veramente gigantesco. Le missioni spaziali Artemis nella mitologia greca, dea della luna e della caccia, non a caso sarà la germana di Apollo, dio del sole. Rappresentano infatti la sfida scientifica e tecnologica più importante dei prossimi decenni. Anche per la partecipazione al progetto, oltre alla NASA e all'Agenzia Spaziale Europea, anche la SpaceX, la società di Elon Musk che fornirà il sistema di atterraggio. Mentre le missioni Apollo della NASA dal 69 al 72 portarono ben 12 astronauti americani sulla Luna, punto di arrivo di una serrata partita politica.
Tra gli USA e l'URSS, per il primato scientifico in piena guerra fredda, le missioni Artemis rappresentano il punto di partenza di un futuro remoto che apre scenari da film di fantascienza. Torniamo sul nostro satellite non per piantare una bandiera e raccogliere un po' di sassi. Insomma. Ma per costruire una grande base spaziale autosufficiente, da cui partire entro gli anni 30 di questo secolo, per la conquista e la successiva colonizzazione di Marte, e da lì ancora oltre, nel sistema solare e negli spazi cosmici. Molti scienziati avvisano che queste missioni sono addirittura fondamentali per il futuro della specie umana col suo bagaglio di civiltà. Motivo: il Sole che fornisce l'energia necessaria alla vita sulla Terra. Un giorno si giocherà un gran brutto scherzo. Scusate, un giorno ci giocherà un gran brutto scherzo quando finirà l'idrogeno che alimenta la fusione nucleare, che lo tiene acceso, si trasformerà in una gigante rossa, poco densa, ma più grande dell'intero sistema solare, e la Terra, inglobata nella immensa fiammata, farà la fine di una polpetta dimenticata sulla griglia di un infinito incandescenza barbecue. Tranquilli, tutto questo dovrebbe accadere tra circa 5 miliardi di anni, mentre per la fortuna dovremmo essere in grado di partire per i primi viaggi interstellari alla ricerca di altri pianeti abitabili tra solo 100.000 anni. Nel presente ci sono comunque motivi molto concreti che giustificano il ritorno sulla Luna e il viaggio per Marte. Da sotto suolo del nostro satellite, scusate, c'è infatti un immenso tesoro di preziose materie prime come le terre rare, il titanio, l'oro, il platino e il rarissimo tralfio o elio 3, il combustibile ideale per le futuribili super sicure ed efficienti centrali a fusione nucleare. Con rilascio di bassissimi livelli di radioattività, mentre sul pianeta rosso c'è anche una sovrabbondanza di metalli rari come l'osmio e l'iridio, necessari all'industria aerospaziale. Le tre fasi, scusate, della missione Artemis. La prima puntata della missione Artemis è andata in scena dal Kennedy Space Center del mitico Cape Canaveral, in Florida, il 16 novembre scorso, con il lancio del gigantesco razzo SLS, che ha portato in orbita attorno alla Luna la navicella Orion, priva di astronauti, scusate, ma con manichini super tecnologici, che hanno documentato i possibili effetti del volo spaziale sull'uomo dopo 25 giorni a Marte senza danni e ricca di informazioni nel Pacifico al largo della California. Artemis II, prevista per novembre 2024, sarà l'esatta fotocopia di Artemis I, solo che a bordo di Orion ci saranno 4 astronauti in carne e Scusate, c'è una rantega. Gli americani Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Amoch Koch, la prima donna in orbita attorno alla Luna, e il canadese Jeremy Hansen. Artemis 3, l'apoteosi, prevista nel corso del 2026, e lo scopo sarà quello di fare lunare 54 anni dopo l'ultima missione di Apollo 17, due astronauti, un uomo e ancora per la prima volta una donna. Presso il polo sud del satellite, dove ci sarebbe la massima concentrazione di materie prime preziose,
Entro il 2030 sarà poi assemblata una stazione spaziale orbitante intorno alla Luna, che servirà da polo logistico per la costruzione di una grande base spaziale sull'Astro d'Argento, la casa. In futuro di decine di scienziati e tecnici. Insomma, la straordinaria avventura della conquista dello spazio è ricominciata e sarà affascinante. Mariella Palermo. 51 anni fa, l'ultima volta, il programma spaziale è stato unito in Apollo, articolato in 17 missioni, più che alcuni lanci preparatori. È stato realizzato dalla NASA tra il 61 e il 72. Questa è la tappa più significativa. Apollo 1. Oh! Tutto cominciò con una sciagura. Il 27 gennaio 1967, durante la simulazione di lancio, la miccia ha preso fuoco. E nel raggio persero la vita gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Apollo 11, la regina di tutte le missioni spaziali. 16 luglio 1969. Il comandante Neil Armstrong e il pilota Buzz Aldrin piantarono una bandiera americana sul suolo lunare. Michael Collins rimase nel modulo di comando. Apollo 13, l'11 aprile del 70, passò alla storia per il celebre Houston, abbiamo un problema. A seguito di un grave guasto durante il viaggio verso la Luna, solo per un soffio, non finì in tragedia. Apollo 17, lanciato il 7 dicembre 1972, fu l'ultima missione del suo comandante, Gene Cernan, l'ultimo essere umano a calcare il suolo lunare. Luna e Marte ospitano inestimabili giacimenti di materie prime. Entrati nella storia, in alto da sinistra, l'equipaggio dell'Apollo 11 nel 69, Neil Armstrong 30-12, Michael Collins 30-21 e Buzz Aldrin 93. Sopra Aldrin nel giorno delle nozze con la moglie Anka Faur 63, il 23 gennaio scorso. Tre equipaggi, scusate, tre equipaggi da record e prove tecniche di rientro. Da sinistra Cristina Amak e Koch, 44 anni. Il comandante Reid Wiseman, 47, seduto. Il pilota Victor Glover, 47, Jeremy Hansen, 47. E l'equipaggio dell'Artemis II, la missione che riporterà l'uomo in orbita attorno alla Luna, Amak e Koch, già detentrice del record femminile di permanenza nello spazio, sarà anche la prima donna in orbita intorno al nostro satellite. La partenza è prevista per novembre 2024, sotto la simulazione dell'ammaraggio del modulo Orion. Scusate, eravamo completamente fuori squadra. Dopo un lancio di prova al largo di San Diego, in California, che poi sarebbe questa foto qui. Si tratta di esercitazioni, non so cosa vedete voi lì. Si tratta di esercitazioni indispensabili per la preparazione del rientro sulla Terra dell'Artemis II di Mariella Palermo.